Oggi parliamo di Moby Dick. Moby Dick, il grande capolavoro di Melville, ma in realtà questo libro, Io Moby Dick, è un libro di teatro. Nasce come libro di teatro, nel senso che l'ho scritto, l'ho messo in scena e anche in Liguria sono passato quest'anno. È uno spettacolo, ma come a volte tanti spettacoli, è anche un'altra cosa. Vuole essere quindi un libro per essere detto ad alta voce, e se qualcuno di voi lo comprerà, poi vi dico provate a leggerlo ad alta voce. E può essere anche invece un libro di meditazione personale che ognuno tiene lì vicino al comodino e quando vuole lo apre. Rispetto al grande libro di Melville è un'altra cosa. Nel senso che mi ispiro a quell'idea, al grande capolavoro, per raccontare una storia che parte e che va avanti da sé. Alessandro, se sei d'accordo, Sono sempre d'accordo con no, te. vabbè. Vorrei provare a leggervi l'inizio di questo libro, così lo introduciamo, almeno vi leggo qualche parola. È un libro scritto in versi. È particolare scrivere teatro in versi ed è stato rappresentato veramente in tutta Italia e spero che venga rappresentato ancora, insomma. E sta girando lo spettacolo. Ma è particolare, dicevo, scrivere in versi. Il senso del teatro, ma il senso in generale oggi della scrittura, di questa scrittura, di questa parola che si va un po' perdendo rispetto all'immagine, all'immagine più semplice, all'immagine subito reattiva, all'immagine che ci colpisce, che però alla fine forse ci lascia poco. Ecco, avere a che fare con la parola, e lo diciamo in una chiesa, avere a che fare con la parola è qualcosa che rimane dentro di noi e che continua a vibrare al di là di quando lo leggi o di quando lo dici. Questo è il senso della parola per me, per cui una parola scolpita è qualcosa che mi auguro per chi lo leggerà, rimane e rimane dentro di te e poi capiremo perché e qual è il viaggio. Ognuno di noi si pone di fronte al viaggio come di fronte al mistero. Non c'è solo l'avventura. Quando partiamo, sì, abbiamo dei desideri. Desiderio è una parola bellissima nella lingua italiana, no? Desidera. Desidera, cioè mancanza delle stelle. Se ci pensate, mancanza delle stelle, cioè di qualcosa che è l'altra parte di noi, qualcosa che è là e che noi guardiamo, abbiamo la fortuna di poter guardare, naturalmente, basta alzare gli occhi. E lì c'è scritto qualcosa. Allora quando uno si pone davanti al viaggio, si pone davanti al mistero, non solo davanti all'avventura. E alla grande domanda, alle tante domande. Ma non voglio tediarvi Un po' di anche. musica Sì, dai, metto un po' di per musica, tempo, magari. mentre aspettiamo che gli ultimi si assistano. Allora, avete sentito prima c'erano un po' di balene, no? Il canto delle balene è qualcosa di misterioso. Non sappiamo esattamente che cosa dicano, ma è un canto armonioso. Ed è un canto, questo compositore è Caccini, è un grande musicista italiano poco conosciuto. Provo ad alzarlo, che magari si sente un po' di più. Quello che alla fine siamo, le nostre ossessioni, un quadro, una donna. Un libro, una musica, il mare, la balena, il teatro, quello che alla fine siamo, quello che ci alimenta. Anche quando tutto è finito, anche quando abbiamo perduto ciò che rimane, scusate, quello che alla fine siamo, ogni volta che abbiamo detto
io non posso venire, io non posso dormire, io non voglio mangiare. Con la mente e il cuore incendiati da mille pensieri. Quello che alla fine siamo, teatro in un teatro, un respiro davanti a mille respiri, serenamente seduti sulle nostre sconfitte, sorridenti in fondo, felici per essere riusciti a sfiorare l'impossibile, l'impossibile, l'essenza stessa della nostra vita. Così io, Faust, io Prometeo, io Ulisse, io Acab, tutti dentro di me, affastellati in bell'ordine, in piena consapevolezza. Io ho fatto tutto questo in piena consapevolezza. Quello che alla fine noi siamo, nei versi delle canzoni, ciò che non ha confine né mai ce l'avrà, ciò che non ha misura né mai ce l'avrà, ciò che non ha ragione né mai ce l'avrà, ciò che non finirà mai, perché alla fine, quella cosa siamo noi. E quei versi che ora sì posso dire che mi appartieni, che qualcosa fra noi è accaduto irrevocabilmente. Dovevamo saperlo, che l'amore, l'amore brucia la vita e fa volare il tempo. Ecco, questo è l'inizio di questo libro. Mi chiede se voglio dire io qualcosa, io direi no, perché dopo una presentazione così, diciamo, qualsiasi cosa io possa dire viene sbriciolato dall'effetto strepitoso di Corrado. È sempre così, quando uno fa le presentazioni con Corrado poi vince subito 1-0 dopo il primo minuto, uno deve rincorrere. Ma questo è un libro fantastico e Corrado, come avete sentito, ti porta in mezzo a quel mare, sembra di poter salutare le balene come se fossero qua in mezzo ai banchi o vedere ramponi sulle spume del mare per entrare in Moby Dick. Io mi metto nei vostri panni e vi vorrei portare dentro il cuore di questo libro, raccontandovi, anche perché in questo momento per me c'è una miscela esplosiva di emozioni, perché sono a Genova per motivi, diciamo così, di lavoro, cosa che mi capita di rado, meno di frequente di quello che vorrei. Sono in questa specie di conca magica che è il centro storico, che per me è una sorta di balsamo irradiante, no? Quando a me piace cercare di trovare l'ispirazione per scrivere, mi faccio sempre una mezza giornata perdendomi nel centro storico. La sua magia è questo, che ci sono scrittori che sono innamorati di Genova perché dicono che a ogni angolo c'è una sorpresa. Io, che sono appunto genovese doc, continuo a stupirmi e a perdermi, e quando posso, come abbiamo fatto qualche minuto fa con Corrado, cercare di raccontare un po' l'incantamento che c'è in questo dedalo magnifico dei nostri vicoli. E poi il contesto in cui siamo. Noi parliamo di un libro che parla di un vascello in tempesta, una sorta di arca, di un grande viaggio, e essere in questa chiesa che ha qualcosa veramente di magico, ha un'atmosfera millenaria, capite che decuplica l'effetto di questa presentazione. Vi spiego come sono arrivato prima a Moby Dick, poi a Corrado e poi a volere
a innamorarmi totalmente di questo testo e quindi alzare la cornetta del telefono, per modo di dire, col cellulare, e cercare Corrado, che non ci conoscevamo, per proporgli di trasformare il suo monologo strepitoso in libro. Io sono arrivato... Si è rotto qualcosa? Effetto pubblicità. Il valletto. Ok, grazie Luca. Io sono arrivato a Moby Dick per senso di spaesamento, nel senso che ricordo ormai un bel po' di anni fa, iniziai l'università a Milano ed ero spaesato. Cercavo nella città a cerchi, che è Milano, l'orizzonte del mare, per uno che è nato con il blu l'orizzonte, arrivare a una città a cerchi, nebbiosa, con le tangenziali, tutto accelerato, ecco, il giovane genovese che era sottoscritto era spaesato. Ero spaesato anche perché cercavo qualcosa che non trovai all'università. Io sognavo di fare il giornalista, lo scrittore, eventualmente l'editore, e rimasi profondamente deluso dall'università a Milano. E in una delusioni più cocenti, che fu un esame sbagliato, che non dimenticherò mai, lo scritto di Geografia 1 all'Università di Via Festa del Perdono, cercai desolatamente conforto nella poesia. Andai a un reading di poesia, proprio come una specie di pulcino che si muove nel mondo, e sentii un vecchietto, per me era un vecchietto, in realtà era uno dei grandi signori della poesia, Giampiero Neri, leggere delle poesie sulla memoria straordinarie. Gli chiesi in regalo una poesia e lui mi disse: io non uso il computer, scrivo e basta, vienimi a trovarmi a casa e ti regalerò una copia della poesia. Andrei a trovarlo in Piazza di Libia, piazza anomala per Milano, circolare ma tutta alberata, e iniziò un'amicizia strepitosa con quell'uomo che poi è stato la mia università vivente, che mi ha dato il suo catalogo di libri, di classici, il suo canone, che passa per autori spesso dimenticati. Con lui ho scoperto Beppe Fenoglio, con lui ho scoperto Dino Campana, e con lui scoprì a un certo punto Moby Dick. Lui mi disse: ma tu hai mai letto Melville? Io dissi no. Mi guardò, come dire, hai perso tutto. Sarebbe stato bello ti dicesse: ma tu hai mai letto D'Elia? No, ma non l'avevi ancora scritto. Non l'avevo ancora scritto. E allora lui incominciò a parlare di Moby Dick come il libro. Come diceva Pavese, che fu il suo primo grandissimo traduttore all'inizio degli anni 40, è un poema sacro a cui il cielo e terra hanno messo mano, come la commedia. E Neri mi disse: guarda, dopo Omero e dopo Dante c'è Melville, leggilo. E io mi tuffai all'interno di questo libro, restandone conquistato. È un libro difficile, non so se siete tutti melvilliani oppure no. Io no, assolutamente no, e alcune volte mi impaludavo, no? Quando ci sono i cataloghi dei cetacei, cioè lavoro in una casa editrice, qualsiasi editor di oggi prenderebbe la penna, farebbe una X, via, basta, che noia sti cataloghi di balene. E invece no, perché l'epica è fatta di cataloghi, di ossessioni, di ripetizioni. Moby Dick è un poema sacro, un poema in cui è la storia di un'ossessione. Quindi io cominciai a cercare tutte le edizioni possibili di Moby Dick, a trasformare lo scritto nell'invito alla lettura del libro, il mio ufficio in una specie di santuario dei cetacei, nel senso dovunque vado in un viaggio io mi compro una piccola balena, le colleghe redazioni lo sanno, quindi mi regalano anche i peluche delle balene. E quindi, c'è un po' di disordine cetaceo nel mio ufficio. Tutto questo finché un giorno vidi cartelloni al Teatro Litta in cui c'era lo spettacolo di Corrado. Corrado lo conoscevo perché ero già rimasto conquistato da una sua Iliade. Corrado ama personaggi tormentati in cerca della verità, con una sete di infinito clamorosa.
fosse anche il Riccardo III, che non ho mai visto un Riccardo III bello come quello prodotto da Riccardo, superiore anche a quello di Al Pacino, Looking for Richard, che è il mio film preferito su Riccardo III. Sapete che chi si cimenta, gli attori, no, tu me lo confermerai, considerano il Riccardo III in assoluto il personaggio più difficile da mettere in scena, o uno dei più difficili. Andai al Teatro Litta non sapendo nulla di questo spettacolo, e lì partì questo incantamento, perché c'era lui bianco vestito in mezzo a una raggiera di, potevano essere da distante o dei ramponi o dei cannocchiali, e con la musica che avete appena sentito, lo stridore delle balene, prese il pubblico per mano, come sa fare benissimo Corrado, e iniziamo questo viaggio. Ecco, io uscii dal Teatro Litta che quasi non trovavo più dove avevo parcheggiato il mio motorino, tanto ero entusiasta e carico di adrenalina per quello che ho sentito, perché mi è sembrata la sua una rappresentazione davvero folgorante di tutti i grandi temi che sono presenti in Moby Dick. Ora, io non so perché nel nostro immaginario italiano Moby Dick viene considerato come la balena simpatica da accarezzare per bambini. Ma questa è una parodia di Moby Dick. Moby Dick è una balena sanguinaria che spezza le navi con le sue mascelle, che si è mangiato la gamba di Ahab, che non molla mai, è simbolo del male. Come simbolo del male è anche il suo cacciatore, Ahab. Ma il libro di... cioè, poi vi racconterò eventualmente, sono tre passi che mi lasciarono veramente sedotto quella sera, conquistato. Il primo è il prologo che avete sentito, perché in due pagine scritte Corrado pianta con l'arpione quelli che sono i grandi temi della ricerca dei classici di ogni tempo. Dove andiamo? Chi siamo? Quali sono le nostre ossessioni? Che cos'è l'amore? Che cos'è il male? E poi lui aggiunge quella che è la sua storia, perché Io e Moby Dick è anche la storia, la biografia di Corrado, sì. Il teatro. Quindi rimasi colpito dal prologo che avete sentito, rimasi colpito da un passo terrificante che magari ci leggerà, quando la crudeltà di Ahab non ha pietà per degli uomini che cercano un figlio disperso in mare, e rimasi colpito dall'inizio del viaggio, che è qualcosa della grande poesia di Eliot, no? Il viaggio dei magi di Eliot, che è una delle più belle poesie scritte nel Novecento, ecco, mi sembra che sia potentemente richiamato. Quindi intanto mi fermerei qui, perché credo di aver alzato un po' di suggestioni, e chiederei a Corrado se ci legge qualcosa e poi ci racconta un pochino del suo cantiere. Allora, se ci fai salire, no, sul grazie, innanzitutto grazie, perché hai detto delle cose bellissime. È vero, nel senso che è importante capire che Io Moby Dick è un viaggio a sé, lontano c'è il viaggio di Ahab, no, a cercare la balena. Provate a pensare un uomo che per ossessione si mette in nave, una nave malferma, una nave vecchia, una nave non così bella a vedersi, e comincia a cercare una balena, cioè qualcosa che sta sotto il mare, per tutti i mari del mondo. Questo per capire l'ossessione, è come dire prendere un elastico e cominciare a tirarlo forte, 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 puntando forte, col rischio che questo comporta. L'ossessione, come io ho raccontato, noi siamo le nostre ossessioni, perché noi siamo i nostri desideri. Se il desiderio è quello che ci fa andare avanti ogni giorno, ci svegliamo, ma se non avessimo un desiderio, un sogno, noi non saremmo felici, non saremmo, tra virgolette, passatemelo, vivi. Vivi, non vivremmo dentro.
mentre per come intendo io la vita, per quello che faccio probabilmente, per il tipo di vita, ma in realtà è una componente di umanità. Se non si desidera, non si cresce. Se non abbiamo la voglia di andare a vedere, coscienti di questa cosa o forse incoscienti, come spesso accade, non so perché ma devo andarci, non so perché ma devo vederlo, c'è qualcosa che ci attrae. E nel mondo ognuno di noi ha dei percorsi personali e man mano che andiamo avanti questa cosa non si spegne, no? Possiamo trovare qualcuno vicino a noi con cui stare, possiamo accompagnarci, ma alla fine quello che abbiamo dentro, quello che viene fuori dalla nostra vita, a volte è molto misterioso. Allora immaginate quest'uomo che per arditezza decide di andare, per ossessione, e come va? Su una barca malferma, pur di andare. Questa è una metafora meravigliosa della nostra vita. Pensate, noi su una barca fra due immensità, il mare e quello che nasconde, perché noi non possiamo vedere, e il cielo, quello che noi non possiamo, non riusciamo a vedere con gli occhi umani. Eppure c'è sopra, c'è un sopra e un sotto. Allora, con questo spirito, è ovvio che poi parlo di me, raccontare i sacrifici di un uomo su una barca, che per anni sta su una barca, e mangia solo cibo secco e salato, per anni. È come raccontare di un uomo di teatro che da tanti anni, percorre l'Italia, ogni giorno in una città diversa, no? Mangiando cibo secco e salato, che non vuol dire che poi vai, alla fine vai nella trattoria che trovi, no, a fianco al teatro, se ti aprono la sera dopo lo spettacolo, però il senso è uguale. Il senso di trovarsi in una nave è come trovarsi in un teatro. Giorgio Streller lo raccontava bene, Giorgio Streller, il grande regista, quando costruì il suo teatro a Milano, poco prima di morire, e non ebbe alla fine morì prima di vedere l'inaugurazione di questo teatro. Pensate alla vita, no? Lui cominciò le prove di Così fan tutte di Mozart. E lui in uno scritto, poi Streller era grafomane, scriveva sempre, scriveva ogni cosa che faceva, scriveva ai vivi, ma scriveva anche ai morti. Caro Goldoni, no, grandi pagine, ardite, no? Però oggi probabilmente manderemmo una mail, non lo so, però lui scriveva, no? E lui lo dice, siamo qui a provare, a fare arte, come all'interno di una nave. E questo senso dell'uomo di teatro che prova, che si ritrova con altri compagni che sono compagni di viaggio, come dire, compagni d'avventura, non è la compagna della tua vita, non sono i compagni di viaggio della tua vita, sono compagni temporanei, come chi ha fatto il militare o chi ha provato un'esperienza temporanea di clausura, no? Spirituale per esempio, o di carcere o che ne so, di clausura, di ospedale per tanti anni. Quelle esperienze, quei compagni lì, sono compagni diversi, ma sono compagni di vita per un momento. Per lo spettacolo è uguale. No, noi andiamo avanti 2 anni di tournée ed è difficile spiegarlo agli amici quando ti dicono ma non ci vediamo mai. Ma oggi sono a Barletta, domani sono a Lecce. Ha un senso tornare? No. Allora quando parti per questi viaggi, inevitabilmente, in cui è bello incontrare, in cui è bello ritornare, ma c'è un senso a volte alla grande domanda. Attenzione, non è la domanda quotidiana di chi chiede per avere. Non è quella cosa che io chiedo a Google e lui mi dà una risposta. Dov'è quella cosa? Perché quella cosa? Non è quello. La domanda non ha una risposta immediata, lo sappiamo. Le domande sono qualcosa che ti fanno andare avanti, perché la ricerca è tua. Quando chiedi al cielo il perché di una morte, quando chiedi al cielo il perché di una sofferenza, quando chiedi al cielo il perché di un percorso, la risposta non è che arriva così con una mail, la risposta è dentro di noi. Allora questo è il percorso che io voglio raccontare attraverso questo libro, il viaggio di un uomo di teatro. Non ne parlo mai,
di teatro, attenzione. Ma voi, che spero lo comprerete, lo leggerete, due copie, una per voi e una per un vostro amico a caso, a voi che fate questo percorso di lettura, lo spiego. Perché ovvio, sono un uomo di teatro e racconto di quella che è la mia vita. Vi leggo un altro pezzo, se volete, se non mi annoio. Oh, lo so bene. Loro, questo è Acab che parla, in una riflessione sua rispetto alla ciurma. Loro avevano paura di me, mi temevano. E forse per questo mi rispettavano. Per via del mio aspetto infernale, orrendo, quel moncone d'osso su cui mi reggevo e quella cicatrice spaventosa che mi spaccava il viso e allontanava i loro sguardi. La mia forma. I regali del mostro che toccandomi mi aveva reso per sempre mostro. O forse era per quello che sentivo, quello che ero davvero, le mie ossessioni, i miei aneliti, i miei furori. Io ero diverso. Gli uomini temono l'eccezionale, quello che non capiscono, quello che non riescono a vedere, ciò che non è uguale a loro. Diffidano da chi va oltre, da chi inventa nuove rotte, nuove strade. Gli uomini, che esseri inutili. È Acab che parla, come potrebbe essere Ulisse che parla. Lo sentite che dire Ulisse, dire Acab, dire Prometeo, no? Dire Faust, tutte quelle figure che hanno cercato, che hanno bruciato nella domanda. In qualche modo c'è un'identificazione, sono per me personaggi che io recito in teatro. Io recito Faust, recito Prometeo, recito Ulisse e recito Acab. Ma alla fine, lo capite che siamo noi che diventiamo uomini quando ci sono le domande. No? Gli uomini. Schiavi senza altezze, senza mistero, senza volo, nessuna azione, nessuna eccezione, nessun desiderio, nessun moto ardito verso l'impossibile. L'impossibile, cioè il disumano. È questo che ci rende miseri, amici miei. È questo che rende la nostra specie insignificante e inutile, la nostra paura. L'ombra che ci segue ad ogni angolo, che non ci fa dormire la notte, che immobilizza i nostri pensieri, tenendoci ancorati al niente. Il niente. Il niente. La solita vita. Così il pensiero del niente ci pugnala alle spalle, come quando immobili, tremanti, contempliamo, stupiti, disarmati, le bianche profondità della Via Lattea. Non ci siamo preparati il ping pong degli interventi, però alza così tante il tempo per me. alza così tante questioni, Corrado, che io le colgo al volo. La Via Lattea, le stelle, il desiderio. Ecco, perché credo sia importante scrivere questo tiro acqua al mio mulino, però perché è ancora importante scrivere versi, scrivere poesia. Perché è ancora importante leggere? È perché siamo intossicati, perché soprattutto vorrei dire in tutta la situazione post-pandemica viviamo un tempo rabbioso, un tempo accelerato,
È come se le relazioni fossero ibernate, congelate. E un libro come Io Moby Dick, un libro come L'Odissea, come le poesie di Uncaretti, sono un grandissimo spazio di libertà. Sono un antidoto, mi verrebbe da dire, al pensiero unico in cui tante volte siamo immersi. Alcune volte io ho l'impressione, dal punto di vista giornalistico, di essere su una specie di rullo, come quelli degli aeroporti, o per venire alla Liguria come quello della stazione di Sanremo, quando uno scende a Sanremo, prima di vedere la luce del sole, percorre un lunghissimo tunnel su un nastro trasportatore. Ecco. Il mondo post-pandemico, o la pandemia, ha accelerato questa nostra dimensione di fretta, di relazioni logorate. Infatti io tutte le volte che torno a Genova e vedo una panchina sul mare, come sulla passeggiata di Nervi, dico che vorrei scrivere L'elogio della panchina, un libro sull'elogio del parlare di fronte al mare, di ritrovare l'amicizia, di fermarsi a pensare e non essere soltanto legati alla dimensione del produrre, del generare qualcosa che ha un valore immediato. Ecco, credo che i grandi libri aiutino a sognare, aiutano, come diceva St. John Peirce, che è un Nobel totalmente dimenticato e che tutto quello che so di lui l'ho imparato dal mio direttore Cesare Cavalleri, quando vinse il Nobel nel 1960 gli chiesero: lei perché scrive? E lui spiazzò i cronisti dicendo: per vivere meglio. E questa è la grande letteratura. E forse non ti risolve nessun problema, però ti dà un orizzonte per vivere meglio, perché la relazione con la persona che hai a fianco sia più autentica, più vera. E tu alla fine di una giornata, per esempio, possa essere più uomo. È un'aggressione continua quella che abbiamo. Io ci penso, io mi sono sempre addormentato con un buon libro. Non prendere un libro perché era noioso per addormentarmi, ma perché mi piaceva così intanto, diciamo così, leggere, entrare in un altro mondo, che poi cadevo stremato nelle braccia di Morfeo. Ecco. E oggi ci addormentiamo con lo sguardo che è azzurro per gli smartphone, per il computer, per le serie TV, dovunque, cioè chiunque vede solo serie TV e non si legge più, Per cui ecco, se mi passate un consiglio, che ovviamente è interessato perché è quello dell'editore, però un libro pocket come questo ha in sé tanti semi deflagranti, perché è una sorta di esame di coscienza. Nell'introduzione che ho fatto, veramente è un'introduzione in cui ci ho messo tutto l'ardore che mi è possibile, ho scritto che Io Moby Dick è un libro che ti pone di fronte alle domande essenziali: per chi vivo veramente la mia vita, di cosa coloro le mie giornate. E di questo sono molto grato a Corrado. No, poi da quando ci siamo conosciuti ormai ci scambiamo sistematicamente i consigli di lettura, di accensioni varie, per cui diciamo così che la cosa più importante alla fine di aver pubblicato questo libro è aver conosciuto lui ed essere diventato suo amico, e spero che lo leggerete e diventerà senz'altro vostro amico. Diventate tutti miei amici, potete scrivermi. Allora, io non voglio tediarvi su questo, devo dirvi che il libro è stato lanciato a maggio, se o giugno, non mi ricordo. Giugno. A giugno, ed è andato subito molto bene, nel senso, oltre ogni aspettativa, il senso, quello che vi chiedo magari di comprarlo, lo dico da autore, no? Da autore, compratelo, leggetelo e poi scrivetemi davvero e dite: guarda,
mi ha fatto schifo, oppure grande, no? Devo dire, è andato molto bene, e le grandi testate di vendita online, da Amazon e le altre, l'hanno messo, ci è andata bene questa cosa, l'hanno messo come una delle novità più interessanti. Di questo io sono molto felice, e quindi dirvi di comprarlo non è per aumentare le vendite, di cui poi tra l'altro gli autori non è che si guadagni tanto, ma il senso è quello di spronarvi, se ce ne fosse bisogno, a questo tipo di lettura, quindi leggere teatro, leggere poesia, perché è scritto in versi, cioè leggere qualcosa che non va letto veloce, non è una ricetta ovviamente, no, di, non so, di queste grandi cuoche, no, marchigiane. L'altro giorno ho visto questa Benedetta, non mi ricordo, c'era su un social, facevano vedere, ed era bellissimo perché aveva 1 milione di persone che avevano messo mi piace, 1 milione, cioè è una cosa incredibile, no? Ma al di là di questo, quello che vi vorrei chiedervi, cioè nel senso che io mi racconto, ma mi denudo in questo libro, denudo le mie domande, e sono domande a cui io non ho una risposta. Attenzione, io non do una risposta, alla fine a Cab si getta su quando incontra per 3 giorni, ovviamente il senso poi è pieno di numerologia, il libro, e ovviamente 3 giorni, al 3° giorno la balena super arpionata, che sono poi le nostre ferite. Noi siamo a Cab, ma siamo anche la balena, noi siamo tutte e due. Non è che noi andiamo a cercare la balena, è l'altra parte di noi, la balena siamo noi, e infatti Acab alla fine dirà: io sono la balena, no? Allora questo incontro, ovviamente la balena, no? Lui arpiona la balena, ma la balena tira e lui viene preso al laccio da questa scotta e viene portato sotto il mare. E lì troverà compimento. Ho spoilerato la fine, ma il senso è come viene scritto e non come finisce. È interessante che alla fine lo riprendiamo, alla fine di Melville è meraviglioso, perché racconta di questa fine silenziosa in cui il mare, alla fine, quando ti inghiotte, lascia solo silenzio, lascia dei cerchi concentrici. La stessa cosa in realtà la troviamo in Dante, alla fine del canto di Ulisse, in cui alla fine effettivamente dice la stessa cosa. Ulisse, quando arriva dall'altra parte e vede questa montagna bianca, parte questo vortice e alla fine, no? Il senso della fine rimane uguale. Quello che rimane alla fine è silenzio, che è quello che rimane al termine di uno spettacolo teatrale, quando voi ve ne andate, dopo mesi in cui noi scriviamo, proviamo, dopo un'ora e mezza di spettacolo, il pubblico va via. Quel senso del teatro vuoto, che voi non vivete probabilmente se non siete gente di teatro, ma quel senso di teatro vuoto lascia da una parte un senso di spaesamento, quando senti nel silenzio, nel vuoto, nel buio, che il pubblico è andato via, e dall'altra capisci che il senso della tua vita è proprio quello, stare su quella rampa, su quella nave, in mezzo al niente, pronto ad andare e a incontrare poi altra gente in un'altra città. Quindi sarò felice se leggerete e regalerete anche questo libro. Vi leggo, se non vi annoio, magari un'ultima parte, piccolina. Quando Acab, insieme ai suoi uomini, cattura la prima balena, la cattura finalmente, il primo desiderio. Catturavano la balena per fare olio, dall'olio la luce, capite? La luce, quello che noi... La luce è quella che accende le nostre domande. Finché il mare è calmo non succede niente, quando arriva la luce, i lampi, sta per scatenarsi la tempesta. Così quel giorno sole e balena morivano insieme. Seduto a tribordo,
io osservavo l'ultimo languire del mostro, quello strano spettacolo che si osserva in tutti i capodogli morenti. La testa che ogni volta si volge verso il sole mentre muoiono. Parlami, testa grande e venerabile. Parlami, testa possente, e svelami il segreto che sta chiuso dentro di te. Di tutte le creature che si tuffano, tu sei quella che più è scesa nel profondo, là dove giacciono uomini e navi, fortune e tesori, e riposano per sempre le speranze. Là dove ogni cosa è dimenticata, là è stata la tua familiare dimora. Sei stata là dove nessuno è arrivato, hai visto abbastanza da far impallidire le stelle, di fare di Abramo un miscredente. Tu hai visto tutto, mostro, hai visto tutto, eppure mi guardi e non dici una parola. Grazie. Applauso, no, però. No, se abbiamo ancora 2 minuti, io volevo rubargli ancora un pezzo di lettura, perché è raro sentirlo e credo che, diciamo, dai sorrisi, diciamo così, credo che tutti siano molto molto contenti se possono ascoltare dal vivo ancora un brano del tuo libro. E poi Luca mi ha, nella presentazione, dove è finito Luca non lo vedo più, mi ha evocato come giornalista, che però in realtà è la qualifica che sento meno mia, nel senso che è anche vero, però diciamo così, artisticamente la mia prima funzione sarebbe quella di poeta. E allora io ho scritto un libro che è dedicato a Caino, che è un personaggio simile ad Acab per le sue ossessioni. E anch'io ho fatto, come ha fatto lui, un personaggio eretico. Il suo è un Acab eretico, perché è un Acab che è intriso anche di assoluto, e il mio Caino è un Caino eretico, nel senso che non è solo stampato dal male, ma è un ragazzo che si pente di aver ucciso il fratello pochi minuti dopo averlo ucciso. E quindi ho immaginato un lungo viaggio, un poema in cui questo Caino cerca di trovare il perdono. E volevo dedicare proprio a Corrado la sezione finale del libro, che è stata pensata a poche centinaia di metri da qui. Il mio Caino fa un lungo viaggio nella storia e a un certo punto rimane folgorato dalla statua di Margherita di Brabante, che è custodita nel Museo di Sant'Agostino, qui alle nostre spalle. Per me era un momento difficile, la malattia di mio padre, avevo pochi momenti liberi. Rimasi letteralmente conquistato dalla bellezza di questa statua. È una donna di una bellezza straordinaria che viene sorretta da 2 angeli e che si alza dal sepolcro per incontrare Dio. Poi ha una storia che è una spy story, il monumento di questo, dedicato a questa regina. È l'ultima opera di Giovanni Pisano, autore stratosferico. Ecco, volevo dedicare a Corrado, perché anche mi è capitato, ho letto questo libro in varie città d'Italia, tranne che a Genova. Allora, visto che è nato qui, le terzine di questo poemetto che dedico a Corrado, ci tenevo, visto che ci sono anche degli amici in sala, poterlo leggere. Allora, la scena è questa: c'è questo personaggio, questo ragazzo che è Caino, che dalla Genesi ad oggi ha attraversato il dolore del mondo in cerca di un senso, e a un certo punto vede questa statua ed è come se tutto tornasse, perché è stupito dalla bellezza di questa donna. La goccia impigliata nell'aflebo è figura del dolore perfetto. Mio padre si arrende d'estate, gli aghi di luglio nei polmoni, e solo ieri leggevamo Omero.
la schiena di Ettore nella polvere. Ricordi il bambino senza sonno, le tue storie a placare arsure, il sogno della vigna tra i vigneti. Discendo le arcate dei suicidi, il salto del ponte di Carignano, la tua ultima notte in ospedale. Sono un cieco in piazza Sarzano. Entro nella ragnatela della storia, nell'alto cerchio dei decapitati. Mia Genova. Mia Genova strappata dal vento. Scrivo albe e torsioni in storia in questa piazza votata al mare. Angelo di riconoscenza, dammi l'opale nero che dona memoria. Non sia opaca la gratitudine. Ora hai il volto di Margherita, nascosta nel chiostro di Agostino, il suo corpo slanciato dal sepolcro, il modello morbido delle labbra, la dolcezza del volto inclinato, la stola che incorona i giusti. Guardo l'arco perfetto del corpo, perché non colgo il segno del padre, la sorgente è sbiadita nel sangue. Margherita, mia ultima cometa, trasforma questa notte in giorno, liberaci dai nostri volti chiusi. Vengo a te pellegrino come Viator, che attraversa l'antica diagonale da Santiago alla grotta di San Michele. Margherita, ora ti chiamo dall'orlo della vita, mentre brucia il morbo e i dolenti ti segnano la via. Margherita, il sogno è stato nostro. Colonne di recupero e grifi, l'ardesia e la fantasia dei bestiari. Abbiamo bevuto la bianca foce delle solitudini, il grembo acido in attesa dei miei tarli sul male. Margherita, mostrami un segno, il tremito di Dio sulle candele, la luce improvvisa sul passato. I frammenti ridonano un mondo. Salvami dalle relazioni rauche, lasciami la pietra della memoria. Margherita, donami occhi nuovi per accordare buio e bellezza in misteriosa matrice di senso. Caino, non sia soltanto il sangue versato, ma che veda il perdono per mettere a frutto la sconfitta. Ora che sei stella senza tramonto, donami il desiderio senza usura, saper perdere per essere padre, come Pound scrisse nel Paradiso, portami dove sempre siamo stati, dove l'acqua si tinge di pervinca, perché questa fiumana di porpora sbiadisca in un estuario azzurro e io riveda la fonte e i giardini. Per Corrado. Grazie. Chiudi tu. Grazie, chiudiamo, vi chiudo ringraziandovi. Io vi ringrazio tantissimo, sono stato molto emozionato di parlare così davanti a voi di un mio libro, di un piccolo libro a cui tengo moltissimo, ovviamente, che sento moltissimo. Spero di avervi regalato qualcosa con le mie parole e con la mia scrittura e spero che possiate in queste sere meravigliose navigare per i grandi mari inesplorati, non sempre la stessa rotta, ogni tanto cambiare strada per ritrovarsi, ma che ne so, da appunto da capo per ripartire di nuovo. Grazie, grazie. Ciao, a presto.